presentazione da parte del nostro gruppo cinofilo, la nostra referente Michela con Dakota, Arianna con Ares, Irene con Brioche, Elisabetta con Gigia, Roberta con Sirius e Valerio con Lizzi. Tanto chiamo la referente se magari vuole fare due parole con Dakota. Buon pomeriggio a tutti, per chi mi conosce sa che non sono poco politica, quindi non sono consona a questi discorsi, sono molto più operativa, quindi mi imbarazzerò tantissimo. E l'idea del nucleo cinofilo, mi collego al discorso del nostro presidente, nasce sicuramente per una passione che abbiamo noi come ragazzi, abbiamo dovuto incastrare con quelle che erano le nostre vite frenetiche a livello di università e volontariato, quindi noi abbiamo pensato prima di prendere i cani e di lasciarli a casa non far niente come renderli felici. Ci siamo collegati purtroppo a queste cose tramite l'emergenza del Morandi, dove abbiamo notato che i nostri cani lavorando con noi potevano essere felici, quindi essere sempre insieme a noi, e dall'altra parte abbiamo notato una carenza di cinofili a livello del territorio. Al Ponte Morandi sono arrivati con gli elicotteri da tutta Italia e, a parte i vigili del fuoco, noi in Liguria non avevamo cinofili, quindi abbiamo unito quella che è la passione a quella che era l'utilità per il nostro territorio. E siamo partiti in due, io, Dakota, Arianna e Ares, che sono i due cani formati già alla ricerca persone nei dispersi nel bosco, e ad oggi contiamo 8 cani e 5 conduttori. Quindi ci siamo dal 2020 al 2022 in solo 2 anni stra espansi, prendendo altri 5-6 cani e altre varie persone, sia come conduttori di cani che come logisti e come figuranti. È un discorso complesso, spiegarvelo che non ve lo sto a spiegare. E quello che, di cui sono molto orgogliosa, e lo vedrete oggi, a parte Valerio che accompagna uno dei due cani di Elisabetta, i conduttori del nostro nucleo sono tutti donne, quindi abbiamo tutte donne nel nucleo cinofilo, e questa cosa mi rende molto orgogliosa. Vi faremo sfidare i nostri cani più per loro ego personale, perché gli piace farsi coccolare da tutti, e basta, vi facciamo vedere un po' di dimostrazione. Giro. Laterale. Brioche con Gigia. Sirius con Lizzi. Ultima sfilata di tutto il gruppo cinofilo al completo. Passo. Un applauso ragazzi! Grazie mille, grazie al gruppo cinofilo. E adesso la macchina donata dei volontari e dei soci come padrino speciale Giulli.
Giovanni Alfieri qui davanti, per cortesia. Per l'ambulanza di Sestri.